Una volta lavorate le quattro righe del motivo, ricominciamo ad agganciare le mattonelle sull'ultima riga di punti alti. Ma prima di fare questo, dividiamo il lavoro mettendo dei marker sui punti in cui agganceremo gli angoli delle mattonelle. Per fare questo mettiamo un marker nel primo punto e partendo dal punto successivo contiamo 24 punti e nel 25esimo mettiamo un marker e ripetiamo contando dal punto successivo 24 punti e nel 25esimo un marker e in questo modo segniamo su tutta la riga dove andranno gli angoli. Io ho già lavorato un lato. Insieme adesso lavoriamo l'altro, vediamo come agganciare le mattonelle all'ultima riga di punti alti del motivo e come fare questa mattonella triangolare che ci permette di ampliare la circonferenza del cardigan nella parte bassa. Cominciamo con l'agganciare la prima mattonella all'ultima riga di punti alti. Ovviamente agganciamo sempre sull'angolo, come al solito lavorando le prime tre catenelle dell'archetto d'angolo. Ci agganciamo nel punto in cui abbiamo messo il marker e lavoriamo un punto basso. Completiamo l'angolo. Lavoriamo 2 catenelle. Saltiamo 7 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nell'ottavo lavoriamo un punto basso. 2 catenelle, un punto basso nell'archetto, come abbiamo imparato. 2 catenelle, qui saltiamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e nel quinto un punto basso. 2 catenelle, un punto basso nel prossimo archetto. 2 catenelle, saltiamo 4 punti, 1, 2. In questo abbiamo lavorato il punto basso, cominciamo dal successivo, 1, 2, 3, 4 e nel successivo un punto basso. 2 catenelle, lavoriamo mezzo angolo. Qui ci restano 6 punti da saltare, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nel successivo, quello con il marker, lavoriamo un punto basso per agganciare. Lavoriamo l'altra metà dell'angolo e il resto della mattonella normalmente. Tutte le mattonelle le agganciamo così all'ultima riga di punti alti, saltando 7 punti per il primo archetto, 4 per i successivi 2 e 6 per l'ultimo. Assieme abbiamo cucito questa mattonella ed ora vediamo come fare per la successiva. Qui al centro va il triangolo che poi vediamo come fare insieme. Quindi adesso io ho già tutto il resto della riga fatta, quindi per esempio per unire questa mattonella cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare un lato dell'ultimo giro normalmente. E poi con il successivo agganciamo questa mattonella e con il terzo lato agganciamo la riga di punti alti e l'ultimo lato lo lavoriamo libero appunto perché poi qui al centro dovremo lavorare il triangolo. Agganciamo normalmente i due lati delle mattonelle come abbiamo imparato. In quest'angolo ci agganciamo sempre nel punto alto, lo stesso, quello col marker, lo stesso in cui abbiamo agganciato la mattonella di fianco. E lavoriamo anche tutto questo lato, come abbiamo visto, per agganciare. E qui, come prima, nel primo archetto saltiamo 7 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e nell'ottavo un punto basso e uniamo tutto il lato.
Qui saltiamo 4, 1, 2, 3, 4. Saltiamo 4, 1, 2, 3, 4. L'angolo lo agganciamo sempre nel punto con il marker. E questo è il risultato. Come detto, uniamo due lati e gli altri due li lasciamo liberi. Ed ora vediamo qui al centro come fare la mattonella triangolare. Per la mattonella triangolare lavoriamo 4 catenelle, le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo e nel primo giro, anziché lavorare 12 punti, ne lavoriamo solo 6 e chiudiamo il giro con un punto bassissimo. E lavoriamo la stessa ripetizione che abbiamo lavorato per la mattonella quadrata. 3 punti alti doppi chiusi assieme. Cinque catenelle. E ripetiamo per 6 volte in tutto nel giro. Anche in questo caso sostituiamo l'ultimo archetto con 2 catenelle e un punto alto lavorato nei 3 punti alti doppi chiusi assieme. Ed ora lavoriamo direttamente l'ultimo giro in cui agganciamo al lavoro. Lavoriamo qui mezzo angolo. E siamo in questa situazione, iniziamo ad agganciare il primo angolo sulla riga di punti alti e lo agganciamo normalmente con un punto basso direttamente nel punto in cui c'è il marker. Lavoriamo l'altra metà dell'angolo. Due catenelle e cominciamo ad agganciare il lato normalmente, lavorando un punto basso nella catenella centrale, due catenelle e un punto basso nel prossimo archetto. Due catenelle, un punto basso nella catenella centrale del successivo archetto, due catenelle, un punto basso nello stesso archetto in cui abbiamo già lavorato un punto basso. E questa è l'unica differenza che c'è. Qui lavoriamo due punti bassi nello stesso archetto, due catenelle, un punto basso per agganciare, due catenelle e lavoriamo un angolo nella catenella centrale del successivo archetto. Agganciamo anche l'angolo. E lavoriamo il prossimo lato, 5 catenelle, un punto basso nel prossimo archetto, 5 catenelle, un punto basso nello stesso archetto, 5 catenelle, lavoriamo mezzo angolo nel prossimo archetto, sempre nel punto centrale, e con il terzo lato uniamo all'altra mattonella, come prima, sull'angolo,
nella catenella centrale. Due catenelle, uniamo il successivo archetto con un punto basso, 2 catenelle, un punto basso nel prossimo archetto, 2 catenelle, uniamo il successivo archetto, 2 catenelle, un punto basso nello stesso archetto, 2 catenelle, agganciamo anche l'ultimo archetto, 2 catenelle e tagliamo il filo. E facciamo la chiusura invisibile sul primo angolo. E questo è il risultato. Queste mattonelle triangolari le posizioniamo sui fianchi in corrispondenza del giro manica. Quindi c'è una mattonella davanti, il triangolo, le tre mattonelle quadrate della schiena, un altro triangolo e l'altra mattonella del davanti. Ora ricominciamo a lavorare righe di mattonelle quadrate fino a raggiungere la lunghezza che vogliamo per il nostro cardigan. Una volta completate le righe di mattonelle che vogliamo per la lunghezza, io ne ho aggiunta solo una dopo le mattonelle triangolari, facciamo il bordo e facciamo un bordo tutto intorno, nella parte bassa, sui lati e sullo scollo. E questo bordo lo lavoriamo ripetendo le 4 righe del motivo che abbiamo lavorato anche qui. E per prima cosa lavoriamo un giro di punti alti sulle mattonelle, raccogliendo i punti esattamente come abbiamo fatto qui, quindi uguale. L'unica cosa che vediamo insieme è come lavorare negli angoli qui sotto, come raccogliere i punti sul motivo e come fare le diminuzioni qua sul collo. Teniamo il lavoro sul dritto e ci agganciamo su uno dei fianchi, sull'archetto d'angolo della terza mattonella. 1, 2, 3, qui. E vi agganciate qui a prescindere dal numero di mattonelle che avete nel giro. E in questo archetto lavoriamo un solo punto, che sostituiamo con un punto basso e 2 catenelle. E lavoriamo come abbiamo imparato, 25 punti alti per ogni mattonella, fino ad arrivare all'angolo. E nell'angolo lavoriamo 4 punti alti, 1, 2, 3, 4, 2 catenelle e 4 punti alti. E ricominciamo a lavorare normalmente su tutte le mattonelle fino ad arrivare al motivo e qui vediamo come raccogliere i punti. E in questa parte raccogliamo tutti i punti che servono. Non c'è un numero predefinito di punti da raccogliere. L'importante è che non siano né troppi né troppo pochi. Ed entriamo prendendo sempre 2 fili. In questo modo. L'importante è che il numero di punti che raccogliamo da questa parte sia lo stesso che raccoglieremo dall'altra parte. Io per esempio ho lavorato 10 punti,
Da qui ricominciamo a lavorare normalmente sulle mattonelle e ci rivediamo per le diminuzioni del collo. Per le diminuzioni del collo, nell'archetto d'angolo lavoriamo solo due punti alti anziché tre. Iniziamo il terzo e ci fermiamo qui. Entriamo nel punto dell'unione e lavoriamo un altro punto alto non chiuso e questi due punti alti li chiudiamo assieme. E la stessa cosa facciamo da questa parte. Un punto alto non chiuso nell'unione e un punto alto non chiuso nell'archetto. E li chiudiamo assieme e lavoriamo gli altri due punti alti che dobbiamo lavorare qui. E proseguiamo normalmente, la stessa diminuzione la facciamo anche dall'altra parte. Completiamo tutto il giro lavorando le diminuzioni anche da questa parte, raccogliendo i punti sul motivo, lavorando l'angolo qui sotto come abbiamo imparato e tutto il resto del fondo. Completato il giro lo chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto e giriamo il lavoro perché il motivo di quattro righe abbia lo stesso aspetto che aveva quando l'abbiamo lavorato a righe. Ricominciamo lavorando la seconda riga del motivo, due punti alti, il primo lo sostituiamo sempre con un punto basso, i due catenelle. Tre catenelle, salto due punti, un punto basso, tre catenelle, salto due punti, due punti alti. Lavoriamo questo motivo per completare tutto il giro, vediamo insieme come lavorare gli angoli e le diminuzioni del collo. Negli angoli dobbiamo arrivare a lavorare in questo modo, lavorando il primo punto alto dopo gli archetti nell'archetto di 2 catenelle. Io con i punti mi sono trovata giusta, se voi doveste avere qui uno o due punti in più non c'è problema, li ripartite nelle ripetizioni precedenti lasciando in questi punti 3 punti anziché 2. E poi ricominciamo a lavorare in modo speculare, 3 catenelle, salto due punti, un punto basso e continuiamo a lavorare normalmente le ripetizioni. Nel collo lavoriamo altre due diminuzioni, per due volte prendiamo insieme due punti alti come abbiamo fatto nel giro precedente. Questo e questo sono le diminuzioni del giro precedente, quindi adesso facciamo una diminuzione tra questo punto e quello prima e tra questo punto e quello dopo. Quindi voi lavorate le ripetizioni come arrivano e poi alla fine completate lavorando punti alti fino ad arrivare a un punto dalla prima diminuzione. Nel mio caso devo lavorare solo un altro punto alto. Questa è la prima diminuzione, quindi adesso facciamo una diminuzione col punto precedente. Una e ne lavoriamo un'altra. E riprendiamo a lavorare le ripetizioni. Due punti alti, le catenelle, il punto basso normalmente. E dall'altra parte allo stesso modo, due diminuzioni. E qui lavoriamo lo stesso numero di punti alti che abbiamo lavorato dall'altra parte del collo, in modo che le ripetizioni sui due lati del davanti siano uguali. Nel mio caso avevo tre punti alti prima delle prime catenelle.
fine del giro chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto alto. E giriamo il lavoro. E lavoriamo la terza riga del motivo. In questa riga lavoriamo solo sui punti alti della riga precedente. Lavoriamo quindi intanto tre punti alti, sostituiamo il primo con un punto basso e 2 catenelle. E lavoriamo sopra gli altri due. Poi lavoriamo 2 catenelle e un punto alto doppio non chiuso nello stesso punto, come prima. Un punto alto doppio non chiuso nel prossimo punto alto. Chiudiamo tutto assieme, 2 catenelle e un punto alto sopra ogni punto alto. E andiamo avanti così per tutto il giro. Vediamo insieme come lavorare negli angoli e nelle diminuzioni del collo. E quando arriviamo all'angolo, nel punto alto dell'angolo, lavoriamo 4 punti alti. Tutti nello stesso punto. E riprendiamo normalmente con la sequenza. E questo è quello che otteniamo. E sulle diminuzioni del collo facciamo altre due diminuzioni. Voi qui potreste avere un numero diverso di punti alti, non importa. Potreste dover coinvolgere anche i punti dell'ultima ripetizione, non importa. L'importante è che continuiamo a fare due diminuzioni sopra le diminuzioni del giro precedente. Una. Due. E ricominciamo a lavorare le sequenze. Ripeto, se per fare la diminuzione avessimo dovuto utilizzare anche questo punto, utilizziamo anche questo punto, non c'è problema. Alla fine del giro chiudiamo, giriamo il lavoro e iniziamo la quarta riga, che è quella in cui lavoriamo un punto alto in ogni punto. Lavoriamo in questo modo e vediamo insieme come fare gli angoli e le diminuzioni. Negli angoli lavoriamo nei due punti centrali, tre punti alti in ogni punto. 1, 2, 3 e 3 punti anche nel prossimo punto. 1, 2, 3. E proseguiamo lavorando un punto in ogni punto. Sul collo lavoriamo sempre due diminuzioni sopra le due diminuzioni del giro precedente. E anche in questo caso, se doveste dover utilizzare i punti dell'ultimo archetto, utilizzate i punti dell'ultimo archetto per fare la diminuzione. Per tutto il resto del giro lavoriamo un punto in ogni punto. Alla fine chiudiamo con un punto bassissimo, giriamo il lavoro e lavoriamo l'ultimo giro di rifinitura e facciamo un giro di punto gambero, una catenella e partendo dal punto precedente entro, porto fuori il filo, allungo un po' e chiudo il punto. È come un punto basso ma tornando indietro. Lo lavoriamo bello morbido e lavoriamo un punto in ogni punto tutto intorno. Completato tutto il giro, tagliamo il filo. Lo infiliamo in un ago senza punta, giriamo il lavoro
e ci infiliamo nel primo punto gambero, in questo modo, per raccordare il lavoro. Qui dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo. Allo stesso modo nascondiamo anche tutti gli altri fili che abbiamo delle mattonelle con un ago o con questo attrezzetto che vi ho mostrato diverse volte, che è un uncino con un ferretto che, tornando indietro, si chiude, intrappola il filo e ci permette di nascondere i fili. Per rifinire il giro manica facciamo solo un giro di punti bassi tutto intorno, e io avevo lasciato aperte due mattonelle intere, però poi provandolo ho visto che il giro manica era veramente molto molto largo e quindi ho chiuso insieme, adesso vediamo come, le due mattonelle, le ho cucite insieme nel punto in cui avremmo cucito il primo archetto. Io l'ho fatto adesso facendo il giretto di punti bassi, ma se voi volete potete fare il giro manica più piccolo già quando unite le mattonelle, unendo in parte anche questi due lati. Ci uniamo nel sottomanica e, come abbiamo detto, se vogliamo teniamo le due mattonelle aperte, quindi partite da qui sotto. Se invece volete ridurre un po' il giro della manica, entriamo nella catenella centrale di questo archetto. Questo è l'archetto d'angolo, questo è quello subito dopo. Entriamo nella seconda catenella, portiamo fuori il filo e la stessa cosa facciamo nella mattonella di fronte. Nella catenella centrale portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. Ed ora lavoriamo tutto un giro di punti bassi, raccogliendo i punti come abbiamo fatto per il primo giro del motivo, 25 punti per ogni mattonella. Qui in questo mezzo archetto ne prendiamo solo altri due, poi 5 in ogni archetto grande, 3 negli archetti d'angolo e così via. Alla fine chiudiamo il giro con la chiusura invisibile come abbiamo imparato, nascondiamo i fili e il nostro cardigan è pronto. Io spero tanto davvero che questo progetto vi piaccia, io sono contentissima del risultato, mi piace tantissimo e non vedo l'ora di vedere tutte le vostre versioni di questo cardigan. Io l'ho fatto in questo colore ecru perché mi piace tanto e perché comunque sta su tutto, ma mi sarebbe piaciuto tantissimo anche bianco, solo che il bianco con la telecamera non è mai molto semplice da lavorare, e quindi insomma l'ho fatto ecru e mi piace tanto, però non vedo l'ora di vedere tutti i vostri. Sapete che potete condividere le vostre foto con me taggandomi in Instagram oppure condividendole nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, non dimenticate di regalarmi il vostro like oppure di scriverlo in un bel messaggio qui sotto il video. E se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Come sempre noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!